Casa mia, che eccezionalmente oggi è a casa dei miei, vestita da iena e quando mai mi ricapita, quindi spero che vi piaccia questa mia nuova mise, perché l'ospite di oggi è una delle nostre iene preferite, Matteo Viviani, che vado subito a invitare, ma per poterlo fare mi sa che con gli occhiali non ci riesco con questi. Però vediamo un po'. Aspetta, no, ragazzi, lo sapevo che non era fattibile. Invia richiesta, invia. Vediamo se ci becca. Matteo, ci sei? Allora, ci riprovo, eh? Ok. Bene, adesso sì, adesso è andata. Adesso è andata, guarda un po'. Purtroppo poi se metto questi occhiali non vedo nulla. Però si sente l'audio di là, papà, quindi abbassalo un po', grazie. Ci Matteo, siamo. oh, ma Hai scusa, visto? aspetta, eccomi. Vabbè, ci siamo invertiti i ruoli. Io sono No, vestito ma da scusa. cacciatore di caprioli e tu da Iene, sembra Scusa, giusto. ma a me quando ricapita far parte della famiglia delle Iene? Sai che stai Ciao! bene? Sai che stai bene vestito da Iena? Secondo me, eh? Diamoci una buona parola, va? C'è un perché. Io vorrei, innanzitutto volevo salutare tutti quelli che in questo momento sono connessi e coloro che si connetteranno. Detto questo, vorrei immediatamente far notare la differenza di professionalità. Cioè, Roberta ha una fotografia perfetta, quadro dietro, un'orchidea, no? Tutto ok. Io invece Sì. sono in camera da letto perché è l'unico posto dove mi posso riparare da Nikita, il Da mio bambino di Nikita. 4 anni, sì, perché altrimenti mi si aggrappa al collo e lì finisce tutto. Abbiamo finito di parlare, ve lo dico. No, senti, Eccoci. è una fotografia perfetta, come dici tu, grazie, ma è un self-made violento proprio Però ha di fatto bene, quelli. ci sta, ci sta, ci sta, Ecco, assolutamente, ci allora sta. io Ciao vorrei. cara. Ciao Matteo, Ciao prima cara. di tutto ti volevo ringraziare tanto perché allora, pur non conoscendoci personalmente, hai accettato il mio invito e ti vorrei ringraziare perché, come ho Figurati. detto anche la settimana scorsa con Gerry Scotti, insomma. Tu e tutti gli altri ospiti che sono intervenuti, qualcuno mi conosceva, qualcuno no, avete reso possibile veramente la crescita di questa mia iniziativa, di questo programmino che mi sono inventata. È carino. E quindi ti ringrazio perché insomma siete i miei fiori all'occhiello. Addirittura, beh, No, grazie, grazie, ma non è è vero passato. anche perché sono io ti Preferisco seguo fare i sempre. complimenti anziché riceverli, mi sento Vabbè, più io a ti mio seguo agio. sempre, vedo tutti i Ok. tuoi servizi. La prima cosa che ti voglio chiedere è, allora abbiamo detto Nikita e Eva. Ok. Nikita ed Eva, esatto, sono i miei Nikita ed piccoletti. Eva, è una moglie meravigliosa, Ludmilla, Sì, graziosa. ma sì, graziosa, bellissima. Va E bene. siccome io vi seguo, non è una paraculata, vi seguo veramente e ogni volta che vi vedo in qualche storia dove vi ritagliate del tempo per voi, e siete bravissimi in questo perché magari tu la porti in qualche posto meraviglioso, vi fate una Sì. serata, una cena, una notte fuori senza i ragazzi, Ok. ogni volta mi viene da commentare che siete bravi. Perché non è facile Guarda, essere mi genitori. permetto di dissentire, nel senso che in realtà l'eterna battaglia con noi stessi è sempre quella che hai appena descritto, perché la percezione è di non dedicare mai abbastanza tempo ai propri figli, ai piccoletti, e questo ti genera un senso di colpa continuo, costante, orizzontale, no? Sì, tanto quello non passerà E mai. certo che poi tentiamo di, non è sempre così semplice e molte volte non è sufficiente quel tempo. Purtroppo, al contrario di tante persone,
Per noi è difficile, non possiamo contare sui weekend, come non possiamo contare sulle a 18, alle 18 tutti a casa, quindi facciamo che domani quando rientriamo alle 18:15 facciamo questa cosa, facciamo venire l'amichetto, è sempre tutto in divenire, soprattutto quando sono in onda è un macello, lì qualsiasi cosa può cambiare dalla sera alla mattina, così, E in un questo attimo. lo capisco, però la percezione che arriva almeno a me, ma credo anche al pubblico, e io soprattutto sono una sostenitrice del fatto che bisognerebbe, poi predico bene, razzolo malissimo, infatti ho un Come tutti. sacco di relazioni fallite alle spalle, perché non riesco mai a dare l'importanza al partner. Cosa che invece è fondamentale quando hai dei figli, perché poi adesso tu mi parli di una realtà, però quello che appare, quello che riesco a vedere è questo. E ogni volta dico chapeau a entrambi perché loro si ritagliano questi momenti romanticissimi che servono a reinventare un po' la coppia. E Ecco, quindi è allora, magari dopo, fondamentale. quando abbiamo finito la diretta, lo mandi, mando il numero, mandi un messaggino a Ludmilla con scritto. Ma sai che ho notato che Matteo fa un sacco di cose carine, cioè poi lui è Sacco di cose attento. E tu carine. manda sto messaggino che Davvero, lo faccio. Lo faccio. serve. Senti, che papà sei? Sono un papà che tenta di essere presente, che vuole essere papà a 360 gradi. Cioè, perché poi anche qui no, adesso i miei bambini per me sono abbastanza grandi, anche quello di 4 io lo vedo grande perché era un cosino, un gatto e è diventato un bambino, ha proprio cambiato natura. E quando era gatto, magari mi capitava di raccontare eccetera eccetera, o eravamo in giro, non so, a mangiare la pizza e lui faceva la cacca, tu cosa facevi? Tac, c'avevi il kit, il coso Sì, assorbente, le robe, certo. fazzole, le cambiate. Io, ah, ma Tutto. che bravo! Tu sei capace a cambiare i pannolini, adesso sono scemo. Cioè, la gente molte volte ancora c'è questa distinzione, no? Che determinate mansioni comunque sono femminili, altre competono al papà, che non può entrare nel merito di quello che solitamente fa la mamma, quindi cioè il pannolino, o cambia La la mamma. parte sporca Sì, del capito? Di pannolino, notte, se si bagnino, sveglia, bambino. rigurgitino. Si sveglia la mamma, rigurgiti, il papà è andato a lavorare, io ormai avevo le divise, che erano da Iena, noi ne abbiamo tipo due o tre, no? Se tutte avevano... Perché tutte le volte lo prendevo così e tutte le volte tentavi di pulire. Quindi voglio dire, questo per rispondere, ho un pochino divagato. Per il resto penso di essere un padre che tenta di mettere nello zaino dei propri figli tutto quello che servirà loro per quel lungo Che viaggio che è la bello, vita. E che bello. questo stiamo cercando di impegnarci, io come papà, Ludmilla come mamma, e speriamo di riuscirci, insomma, tentiamo di arricchirli in ogni modo. Ah, questo è un proposito, ma sono sicura che poi con le esperienze che vi dà il vostro lavoro ci riuscite, perché riuscite a capire anche le priorità. Non sempre si riescono a capire le priorità. Le esperienze e le ansie che dà il mio lavoro, Le esperienze, le ansie. aggiungerei, Tra le l'altro, ansie. Ludmilla, complimenti veramente, vedrà questa intervista, spero. Certo. È un'artista fantastica, rispecchia molto il mio gusto, il suo modo di Vero? creare Oh, è arte. brava, porca miseria, ma lo sai che Forte, brava anch'io veramente, mi sì. sono trovato a doverla ammettere, ma non per piaggeria, cazzo, sei Proprio brava, non brava, so cosa dire. brava. È veramente brava. Ma tu sai dov'è la brava tua amica? Sai dov'è? Cioè, Io so che è in Amazzonia. entriamo in questo Se ti discorso. seguo, Esatto. ti Quindi seguo, io vi sono seguo. in camera da letto e là c'è Nikita che sta strimpellando, no? Ok, lei dov'è? Ripetiamo, In magari Amazzonia con qualcuno. Eva. Capito? In Amazzonia con lei. Adesso stanno andando, non so se sono atterrate, stavano andando alle Galapagos. Poverine. Postaccio, è brutto. Un po' brutto, non c'è niente da Mamma vedere, è mia. proprio brutto, guarda. Molto meglio Senti, stare a ma un Milano. viaggio di piacere o viaggio di lavoro, se posso permettermi? Tanto siamo in due o tre. Ma va, siamo tra di Ascolta. noi, chi ci ascolta? Viaggio di piacere. Però è bellissimo che è partita con sua figlia, è bellissimo. No, è giusto, viaggio di piacere e ora, a parte scherzi, sono estremamente contento, nonostante sia uno Ma ci credo. sbattimento inenarrabile per me, perché io adesso... È caduto il telefono, perché io adesso mi sto occupando Infatti dei dicevo, dov'è? servizi.
dei servizi. Domani sera sono in conduzione con la prima puntata della Del realizzazione, venerdì, la prima puntata del venerdì esattamente. Tutta una serie di cose, più Nikita, noi abbiamo una persona che ci aiuta, però credimi che è un casino che la metà basta, ma nonostante questo sono assolutamente felice. Vabbè ragazzi, abbiamo un problema con... Perché Ludmilla, andando via, si è fregata il mio ragno per tenere il telefono. Fa amore, questo lo prendo io. E io sono qua che... Vuoi vedere con cosa reggo il telefono? ma tu non pensavi di fare questa diretta Ah, porca così un miseria. po' casalinga, ma devo dire di grande qualità, perché ho veramente la fortuna di avere dei grandi ospiti e poter sapere le loro curiosità, perché sì, di tue interviste c'è, insomma, mi sono un po' informata su internet, però le cose private che si raccontano un po' così vis-à-vis, o ripeto, tra noi, Sì, ti non fanno, penso cioè, tra perché noi. ti conoscono come una iena a cui poi adesso ovviamente ti toccherà qualche domanda di rito. Ma prima di tutto voglio Ok. sapere la tua rubrica Green che ho visto uscire ieri e ho detto: ma Ieri è stata come? annunciata, sì. Esce così e non mi dice niente. Allora Ma sai, io domani sono lo abbastanza cane in inizio. queste cose, quindi già la prima tirata d'orecchie è arrivata. La rubrica da Green, rubrica Green, sì, perché questa è una tematica che mi è A sempre tutti interessata, sono. sempre interessata. Io ho sempre stato propenso comunque a tutto ciò che in un certo qual modo sta sotto il grande ombrello dell'ecosostenibilità e di quel modo di vedere le cose un attimino più lungimirante rispetto a quello che ci è rimasto attaccato dal passato, no? In occasione del cambio casa, perché noi tra un anno sostanzialmente ci trasferiremo, abbiamo bisogno di spazio perché quei cosi crescono e non stanno più dove io li ho messi, quindi dovremmo cambiare casa. Quindi da lì io ho Sì, cominciato a informarmi, dico, però mi piacerebbe prendere una roba comunque green, cioè non mi va di immaginarmi quanti alberi sono stati tagliati per fare la mia libreria, cioè c'è un'altra cosa. E poi mi sono detto, ma questo principio non è applicabile solo al legno, può essere applicabile a mille cose. E facendo le prime ricerche, ho scoperto che tante aziende che sembravano comunque particolarmente attente al tema, poi se andavi a capire bene, ciulavano nel manico, cioè si ecco. vendevano come no, il green no, allora massimo rispetto alla natura. Poi andavo a vedere, magari ci avevano una certificazione del fischio, senza nulla togliere le certificazioni, e del resto facevano quel cavolo che volevano. Allora ho detto, eh no, attenzione, qua c'è la giusta occasione. Quindi da lì mi viene in mente di contattare GreenMe, che è la piattaforma green più Green importante d'Italia, me. GreenMe, esattamente. Ero Non lo sicuro del sapevo. loro... Sì, no, sono molto grandi loro, sono i primi in Italia, ma anche perché sono veramente bravi e sono veramente coerenti con i loro principi, cioè in sostanza non li compri, questo è il concetto. Sono fedeli al loro pensiero, gli ho proposto questo progetto, abbiamo lavorato assieme per un bel periodo e ieri è stata lanciata, la settimana prossima verranno pubblicati i primi video. E questa rubrica adesso, questa prima parte andrà avanti fino a fine dicembre. La seguirò con interesse perché, pur non essendo una fanatica, però mi sto molto avvicinando Bene. alla biosostenibilità, a non sprecare. Per esempio, una cosa che invito veramente tutti a fare, apro una parentesi e la chiudo, io ho imparato a lavarmi i denti, chiudendo l'acqua del rubinetto, perché mi ero informata e in effetti il tempo che tu ti lavi i denti, tutta quell'acqua che scorre senza essere utilizzata, veramente se lo facessimo tutti farebbe una grande differenza. Io non credevo. E adesso io bagno lo spazzolino, ma mentre spazzolo chiudo l'acqua. Queste sono le cose che insegno ai miei figli, ma io sono molto più rompicoglioni, non hai capito? Cioè, tipo, che so, il pacchettino di carta, no? Delle caramelle, di Sì. solito è rivestito di una plastichina. Sì. Alla separi? Eva sa perfettamente che quando deve prosmosi, lo sa, quando deve buttare il pacchettino, deve togliere la plastichina, che va nella plastica, la carta, una carta, capito? Comunque... È una formazione,
Però a noi sembrano cavolate, ma un domani tutto questo dovrà diventare un automatismo, neanche un pensiero. È lì che inizieremo a fare la differenza. È Però siamo ancora lontani, credo, per purtroppo. quello che bisogna far caso alla plastichina del cavolo, di quel Hai cavolo di ragione. pacchetto Hai di cose. ragione. Perché poi il problema è che ci accontentiamo. Ci accontentiamo. Ora abbiamo tirato fuori per caso il discorso della casa, no? Ma molte volte la gente pensa: sì, vabbè, ma sai cosa c'è? Io metto il parquet fatto di legno certificato e sono a posto. Sì, bene, bene che è legno certificato, ma innanzitutto quale certificazione, primo? Secondo, il parquet sai come lo mettono? Il parquet lo mettono con una spatacchiata di colla, tutto sotto, ce lo incollano sopra, poi ci sono i pavimenti radianti, ti viene tutto su, ale, viva la salute soprattutto dei bambini. Ah, Capito? certo, ti arrivano tutti gli ossici, certo. Sì, piuttosto che, non so, una cucina. Ah, prendo la cucina di legno. La cucina di legno non è di legno, sono trucciolati, sono robe incollate con sopra delle lamine di plastica. È tutto uno schifo. Cioè, ormai la nostra tradizione è completamente lontana dai principi che vorremmo rispettare. Quindi dobbiamo rivedere tutto dalla A alla Z. Ludmilla È dice un che sono un gran lungo percorso. rompicoglioni, ma penso che abbia ragione. Però, no, guarda, fai bene perché tante cose non ci si pensa. Io non ci pensavo a questa cosa dell'acqua, era così elementare. O, per esempio, ho notato, cioè, quando faccio rifare, che ne so, qualcosa, un pezzo di casa, che mi dicono: sì, ma tanto questo te lo rifaccio, ma non ti dura come quello prima, perché una volta erano fatti con materiali più selezionati, adesso vanno un po' a tirar via, che questa è un'altra cosa che mi lascia perplessa, cioè Certo, il video ci toccano piuttosto che la assolutamente. serranda del garage fatta 20 anni fa aveva una durata 20 anni. Dice: guarda, te la cambio, ma questa non durerà come quella di prima. Boh, Chiaro. fa parte tutto anche di questo discorso, non È credi? tutto giusto, ci vuole molta più attenzione. Tutto giusto. Però mi Molta, ma fa molta. piacere Abbiamo perché leggo che alcuni dei tuoi molti, insomma, dei tuoi follower se stanno dicendo bravo, giusto, hai ragione, è vero, bisogna stare più attenti. Ecco, vedi che parlarne è un po' come chiudere l'acqua del rubinetto, comunque Sì, perché sensibilizza. secondo me stasera qualcuno magari ci pensa, anche solo uno, anche fossimo riusciti a far breccia anche in una persona sola in questa diretta, Hai detto poco, è hai detto comunque un poco. risultato. Cioè io per prima ho fatto tanta fatica a abituarmi all'indifferenziata, perché Certo. chiaramente no, era più comodo, poi con 4 figli, insomma, era più comodo buttare tutto dalla stessa parte. Adesso Certo. mi dà fastidio. Adesso proprio ho un fastidio se non si riesce a indifferenziare tutto, Che cioè è lo a stesso fastidio differenziare, quando vai ecco. magari delle grandi catene, ora non voglio far nomi, capito? E vedi che questi c'hanno i bidoni. Decine di migliaia di persone a settimana, tutto nei bustoni. Sai che mi dà un nervoso che la metà basta. Perché i cestini per strada, che tanto uno ci butta Uguale, anche la tutto spazzatura uguale, di casa, no? tutto uguale, capito? Sì, pazzesco, Però sono molto pazzesco. contenta e complimenti per questa rubrica che quindi andrà solo su Instagram. No, 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 la rubrica si poggia sulla piattaforma GreenMe, quindi ha una sua sezione all'interno di GreenMe. Basta andare sul mio Instagram, in bio è riportato il link Sì, l'ho visto. da cui si atterra direttamente a questa landing page dove c'è il mio video di lancio, dove in 50 secondi spiego il motivo per cui sono lì e ho deciso di fare questa operazione. Poi, con cadenza settimanale, verranno pubblicati tutta una serie di contenuti, perché alla fine le ditte che io mostrerò e i prodotti delle ditte che io mostrerò sono solamente quelli delle aziende che hanno passato l'esame, perché io ho preso in Ah, esame ok, tutta una serie di non aziende, sì, e poi sono andato a pubblichi. rompergli i coglioni lì con le telecamere, perché a me va bene che mi fai vedere la certificazione. Sì, bravo. Poi l'energia da dove la prendi? Scusa, fammi Sì. capire. L'acqua, quanta ne consumi? Le cose di che cosa sono fatte? Gli imballi? No, perché se poi mi imballi tutto con la plastica, allora mi pigli per il culo. Cioè, mi sono fatto gli affari loro per tentare di capire, attenzione, non chi eccelle, chi sta andando nella giusta direzione. Passa sopra. Quindi non hai fatto, non hai messo, cioè non verranno messi in onda quelli che non sono passati.
No, perché altrimenti diventava un altro lavoro, diventava un altro programma alle Iene, cioè capisci? In questo caso la rubrica vuole essere, vuol portare un esempio virtuoso, ribadisco, di chi non rappresenta il massimo, magari, ma ci dimostra, mi dimostra di volerlo fare, di voler cambiare. Cioè, settimana prossima, per chi avrà piacere. Si potrà vedere nella mia rubrica un filmato di questa ditta che in realtà sono tre artigiani che hanno messo su questa aziendula e si sono specializzati nel fare i mobili con legno di recupero. Cioè, ma questi vanno nei casolari che stanno buttando giù, dicono: aspetta, quel trave lo prendo, do queste cose, le prendo, si fanno e fanno della roba bellissima. No, bene. Bellissima, immagino. Qual è il punto? Che a domanda. Su 10 clienti, quanti ti chiedono un mobile fatto con legno di recupero? E lui ti risponde uno. Uno, lo so, te lo E stavo per questo ti fa dire. capire che sostenibilità non è solo legno di recupero, sostenibilità è un concetto a 360 gradi per il quale l'artigiano deve essere sostenibile anche nei confronti dei ragazzi che lavorano in bottega. Quindi l'artigiano oggi, visto che siamo noi che 9 su 10 gli chiediamo legno tradizionale e non di recupero, lui dice: io ne ho fatto un magazzino fuori, io lo propongo sempre, ma se dovessi fare solo quella roba lì, io chiuderei la Saracinesca. Quindi, come sempre, è il connubio, è l'insieme delle È cose che porta al risultato. l'interesse che fa l'uomo ladro, cioè Come al solito, direi, purtroppo. troppo. Parliamo un attimo del servizio che hai amato di più. Dunque, quanti anni sono che fai parte del cast delle Iene? Guarda, ti dico solo che qualche volta incontro gente per strada, magari ragazzi giovani, mi dicono: ciao Matteo, no? Ciao, 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 come è? Ma lo sai che io ti guardo da quando Da sono quando? bambino? Cos'è Quindi che hai dimmi detto? quanti anni. Sì, questo è il 16° anno. Mamma mia. E se dovessi ipotizzare di fare altro, cosa vorresti fare? Lo scrittore. Televisivamente. Televisivamente parlando, c'è un programma o c'è Sì, un nella mia show? testa sì, nella mia testa ce ne sono due o tre in realtà di format che ho pensato e che un giorno mi piacerebbe realizzare. E poi Vedremo. comunque hai il vantaggio di essere già in video, di essere bravo e quindi comunque di essere ascoltato anche, perché non è facile essere ascoltati. Sì, si tratta di seminare, come tutto. Cioè, è un po' come, sai, io immagino le persone che guardano, ci guardano in televisione come un gruppo esteso di amici che magari non conosci, no? Ma le dinamiche sono più o meno le stesse. Se tu all'interno del gruppo dei tuoi amici ti comporti sempre in maniera onesta, ti dimostri Onesta sei. credibili, sei, esatto, sei serio al di là di tutto e dai nella stessa quantità che ricevi, se non di più, che è meglio. Rimarranno sempre i tuoi amici, ti ascolteranno sempre quando parli. È un po' la Sì, stessa cosa anche se nel ti manderanno a nostro quel paese, ma poi lavoro. Sì, si tornano, litiga, spesso quello che sono vuoi degli tu. A volte amici. io, certo, ricevo anche critiche riguardo ai miei servizi. Quando sono costruttive, sono ben accette. Si tratta di seminare. Io, insomma, il mio ci ho messo, ho fatto del mio meglio per cercare di seminare bene. Adesso vediamo. Adesso vediamo. Stai raccogliendo. Vabbè. Prima delle Iene cosa facevi? Ma veramente lo vuoi sapere? Mamma, io 13 anni sapevo. fa cosa facevi? Certo lo voglio sapere. Allora, parto dagli primi lavori o parto a ritroso, dall'ultimo prima delle Iene? Quale vuoi? No, dai primi lavori. Io voglio Allora, sapere il io. ragazzo che è uscito dal liceo, Sì, ciao, ma io ho dall'università. iniziato. Bella mia, io ho iniziato ben prima. Io ho iniziato a lavorare mentre studiavo a 13 anni. Andavo a fare le fiere a vendere dei bonsai in fiera, tre, anche quattro volte a settimana, perché comunque trovavo Che poi corretto dare. non erano tanto frequenti o comunque conosciuti.
la Vespa, così è stato per la macchina e per tutto. Quindi, venditore di bonsai per un po', Bravo. poi dopo un annetto così ho cominciato a lavorare come cameriere in un locale in Toscana, perché al tempo abitavo lì, mentre frequentavo l'istituto d'arte. E diciamo che durante tutti i 5 anni dell'istituto d'arte io tutti i venerdì, tutti i sabati, tutte le domeniche, tutte le festività, quindi la Pasqua, il Natale, il Carnevale, la porca miseria cane, io lavoravo sempre. Lavoravi. Finito quei studi lì, poi ho cominciato a fare quello per cui avevo studiato, per cui il disegnatore orafo, a Ah, cui, sì, a cui ho associato, dai, ho abbinato vedi la. che Dimmi. nuova, che particolare, particolare. Sì, è molto particolare. Poi, peraltro, in Sei quello molto stesso. creativo, vabbè, quello si era capito che sei creativo, Beh, però. quell'altra che è creativa soprattutto. Però una volta lo ero anch'io, perché poi pensa, non si sa, ma in realtà io, parallelamente al designer orafo, cominciai poi a dipingere. Io facevo Vedi? riproduzioni di quadri antichi dall'Ottocento all'avanguardia del Novecento. È stato il mio lavoro Mamma fino a che ho mia. cominciato a frequentare Milano, cioè a venire a Milano, perché volevo vedere. E Milano era quello che c'era al di là, no? Del muro. Era una possibilità, era tutto quello di Poteva diverso. essere, come hai detto tu, la Sì, possibilità di per un futuro, la perché possibilità. Milano, se vuoi, Milano ti offre tutto. Basta Esatto, cogliere, basta assolutamente cogliere sì. adesso. Ma guarda, se c'hai voglia di fare qualcosa e hai un minimo di qualità a Milano, non rimani in casa. Poi picchi il naso, perché io a Milano nei primi tempi ho dormito in macchina. Io dormivo in macchina perché non avevo soldi, per cui i casi erano due: o conoscevo delle gentili signorine con cui mi intrattenevo e magari poi mi mettevo a casa loro per qualche giorno fino a che si stancavano e buttavano fuori, o a volte dormivo in macchina, perché i primi tempi a Milano la regola era questa: andavo in Toscana, facevo un quadro, lo vendevo e con i soldi venivo su e mi mantenevo qui. Poi E ti mantenevi finché finivano tornavo giù. Poi mi e sono rotto poi le balle tornavi ad giù. andare su e giù, anche perché costava, e quindi ho cominciato a fare il cameriere anche a Milano per un annetto e mezzo, e dopodiché ho iniziato, e questo è il tasto, non è, dico tasto dolente perché ci rido, nella realtà è stato un periodo bellissimo della mia vita, ho cominciato a lavorare come ballerino, io ballavo in discoteca e facevo striptease. Ci credo. Te lo giuro, Dovresti meraviglioso. riproporti un attimo. Ragazzi, meraviglioso. Voi non potete capire quegli anni. La gente che dice: "Ah, ma tu", io dico: "Ma tu non sai che figata, non puoi Che capire". figata. Mi pagavano per Senti, andare di in che anni discoteca. parliamo? Di che Giusto. anni parliamo? Cucciola, parliamo. Io ho cominciato a farlo dai miei 23 anni, ne ho 47, quindi stiamo parlando di 25 anni fa, su per giù. Aspetta. No, beh, allora c'erano. Io sono un po' più vecchia e quindi no, sto pensando in quali discoteche lavoravi. Oh, Magari guarda, qualcuno si Nord ricorda, Italia dei tuoi. tutte, tutte Nord Italia ho imperversato, ma fino a Centro Italia anche. Sì, sì, Ah, sì, anche sì, 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 sì. Rimini, quelle Ragazzi, parti lì. stiamo scherzando, cioè io facevo 3 turni, ok, sul cubo. Ma guadagnavi un sacco. No, guadagnavo poco, però poco. In realtà, per quello che stavo facendo, tanto, perché non so, metti che erano 150 euro, più un pacchetto di free drink così, ti portavano da sotto casa fino alla discoteca e poi ti riportavano a casa quello che rimaneva di te, perché poi alla fine, no? E tu pigliavi i soldi. Quindi io lavoravo tipo venerdì e sabato e quello già mi bastava per pagarmi l'affitto, perché abitavo ovviamente in dei barili, non degli appartamenti, degli Figuri. sgabuzzini, sì, delle cose che costavano meno di zero, però ci pagavo l'affitto, ci facevo la spesa e avevo tutta la settimana libera da investire in quello che pensavo, insomma, valesse la pena fare. E così è stato fino a che ho cominciato a lavorare come modello dei Avevi i capelli lavoruccoli. lunghi? Ho visto una tua foto con i capelli lunghi. Sì, avevo i capelli lunghi, io un tamarro numero uno. Io sono andato a Milano con i capelli qua,
E l'orecchino con la cro... No, vabbè, io ho dato soddisfazioni, fidati. Hai dato tante Ho dato tante soddisfazioni. soddisfazioni a quelli che mi urlavano tamarro per la strada, sì. E poi cioè, saluto la mia collaboratrice, la nostra collaboratrice familiare, perché se ne va. Come se ne Grazie. va? Nikita è Se lì? ne va Ok. e Nikita? E Nikita adesso lo chiamiamo, stai tranquillo. Sta guardando i cartoni? Ok, va bene. Grazie. A domani. Ciao anche da Ciao, parte mia, ciao. Saluto. Ma grazie. l'auricolare non sente. Ah, Vabbè, ok. Nikita ha i cartoni, per cui siamo a posto. Ah, bravo. Vabbè, finché Ma che dura. Lo musetto che c'ha quel bambino. so, è un seduttore quel bastardo. Vedrai. Capito? E quindi questo. E poi la cosa bella è questa. Quando ho fatto i miei primi lavoretti da modello, no? Ma erano veramente delle cagate. Non. Tipo, Ah, la tipo. boccia. Ma tipo, non so, che andavi a fare la foto per un giubbotto perché poi dovevano metterla nel montepremi e ti tagliano la testa perché gli serviva il manichino. Oppure facevi la sfilata, ma era quella la sfilata, non so, a Baggio, capito? Nel senso, erano veramente dei lavorucoli così. E allora, però. Qualcosa cominciava, anche perché al tempo io ero lì che palestra, 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 quindi dico, cavolo, ma nel mondo dell'intimo, Significato. nel mondo dell'intimo, forse posso fare qualcosa di più. È solo che devo trovare le agenzie. E mica come adesso, che è il telefonino, no? E guardavo nei giornali le cose, non trovavo un cavolo. Allora mi ero messo a seguire i modelli, li seguivo, li puntavo, ah, quello lì, dove va? Quelli che Li avevano il seguivo. book sotto Sì. braccio, li seguivi e E vedevi mi facevo tutto il dove giro che facevano loro, che andavano per casting, fino a che tornavo in agenzia. E poi dico, ah, to, l'agenzia. E lì ho iniziato a lavorare come modello, fino a che, insomma, poi sembra strano, ma ne feci un... andata via la voce. Ok, sono adesso sì. ancora, ok. Ebbi la Finché. fortuna di crearmi dopo un po' un pacchetto di clienti importanti. Come Ferré, come Cerruti, Trossardi, Moschino e via dicendo. E quello è stato il mio lavoro per 8 anni. Pazzesco, Mi hai svelato delle cose, eh? certo che Chi lo insomma, direbbe? chi lo direbbe? Però diciamo che, come abbiamo detto prima, la Milano, soprattutto di 30 anni fa, e comunque anche la Milano che hai vissuto tu, ma anche oggi, pur Sì. post pandemia, con tutte le limitazioni del caso, oggi è una città che se vuoi cambiarti la vita, te lo permette. Te lo permette. Direi che ci sono forse. Allora, forse la vedevo più semplice prima, perché intanto faccio Sì. cose, non ti preoccupare. La vedevo più semplice Vai, vai. prima, nel Come senso vuoi. che Tanto guardo dove stai. la globalizzazione, l'interconnessione, no, del momento in cui stiamo vivendo, fa sì che diventi sì tutto più veloce, ma tutto più competitivo. Quindi, da un certo punto di vista, è forse più complesso per colpa di tutte queste facilitazioni che abbiamo noi oggi, no? Prima valeva un pochino di più il rapporto umano, il contatto, la presenza fisica. Adesso si sta deteriorando sempre di più, sta lasciando il posto, insomma, a ciò che sappiamo. Ciò non toglie che città come Milano possano veramente offrire. Io dico sempre, vuoi cambiarti la vita, vuoi provare a cambiarti la vita, allora devi trasferirti in un posto, diverso da quello che stai. Milano è la base, poi c'è l'estero, che è ancora meglio. Giusto? Giustissimo, giustissimo. Purtroppo gli ultimi 2 anni hanno un po' frenato tante persone, anche un po' la Certo. paura, però io vedo che piano piano stiamo uscendone e si stanno ricreando eventi, opportunità. Poi, Sì, è per vero. non parlare della televisione, che quando ho cominciato io nel lontano 1982, Sì. c'erano 5 canali, 7 canali. Capito? Adesso Oggi ce invece. n'è migliaia tra piattaforme, Esattamente. tra canali ufficiali, digitale, terrestre, satellitare.
cioè veramente tanto, tanto. Sì, è tutto E diverso. quindi ti preparavano, non mi stancherò mai di dire, forse chi mi segue tutte le settimane si sarà stufato, però io quando sono stata presa da Canale 5, da Mediaset, eccetera, sono stata istruita ad andare in onda. E quindi avevamo lezione di recitazione con Mariolina Cannuli, lezione di recitazione, quindi dizione, recitazione, e poi ti buttavano allo sbaraglio, nel senso, Certo. però avevi una preparazione. Oggi non so più se è così, non lo so sinceramente, però c'era Non lo è. il tempo per fare tutto. Oggi è tutto Certo. frenetico, no? Lasci il posto un attimo. E ti vieni sostituita in È nano un secondo. secondo, è un battito di ciglia, è vero, è vero, Devi stare è vero, è vero. sempre sul pezzo, perché se ti rilassi, anche a costo che poi le persone un po' magari ingenue, un po' bonaccione, si fanno fregare come niente. Quindi è È un vero. mondo di squali in Beh, qualunque settore. però così è anche vero che se avessimo chiesto quando io, negli anni in cui io sono venuto a Milano, probabilmente se avessi fatto le stesse domande non dico ai miei genitori, comunque a persone della generazione precedente, avrebbero mosso le stesse identiche obiezioni. Capisci? Per cui è questa anche una peculiarità di ogni generazione. Il trovarsi comunque in una condizione che da una parte facilita maggiormente tutta una serie di cose, dall'altra parte le complica, perché c'è sempre il rovescio della medaglia. Ora non voglio fare troppo filosofia spicciola, ma è così, per fortuna o per purtroppo, o purtroppo. È doveroso per me, avendola amata tantissimo, chiederti solo un piccolo commento su Nadia Toffa, che abbiamo amato tutti e che voi immagino eravate fratelli. Eh sì, gioia mia. Un'ingiustizia incredibile che però vi ha lasciato una grande eredità Ah. professionale e umana, soprattutto umana. Secondo te lei si è ammalata girando quei servizi comunque in quei posti comunque molto A rischio? velenosi, sì. Contaminati, intendi dire? Non Perché lei penso. ha fatto tantissimo Sì, per. però non penso. Non No. penso. Oddio, penso che sono considerazioni. Penso che di non avere elementi per fare considerazioni di questo No, tipo. certo, però l'abbiamo amata tutti Non. e non posso pensare voi che l'avete conosciuta. Noi da fuori, cioè, era una ragazza veramente che dimostrava quello che era in video, cioè, schietta, incazzosa quando c'era da incazzarsi, non faceva sconti, bravissima nel suo lavoro, anche lei con tanta fame di arrivare Certo, a questo assolutamente. programma che era il suo sogno e che ha fatto in modo egregio. Ma guarda, Però non ti io voglio trovo chiedere sempre di più perché. molto pochi argomenti quando parliamo, quando mi chiedono di Nadia. Io so Era solo che, doveroso perché sì, lo volevo so, chiederglielo, io sì, so si è solo stato che tanto quando gli disperato. ultimi mesi in cui Nadia si vedeva in onda, come forse corretto che fosse, non si vedeva quello che c'era dietro la messa in onda, perché Nadia fino all'ultimo ha voluto, lei ha chiesto a gran voce di poter essere in video. Era un suo modo per dimostrare la propria forza e per dimostrare a se stessa che poteva ancora farcela fino all'ultimo, ma su quello sgabello ce la mettevo io in braccio, cioè si spegneva la telecamera e io prendevo Nadia in braccio, Perché capito? non ce la Nadia, faceva neanche a perché non muoversi. ce la faceva, capito? E Nadia Vedi diceva, che forza, che ragazza, che forza di capito? volontà e che esempio. Cavolo, ci Guarda. lamentiamo perché abbiamo un'unghia incarnita spesso e volentieri e Capito. questi sono esempi. Grazie Esattamente. mille e scusami per questa cosa. Il Ma ci servizio che mancherebbe. hai amato di più, che hai fatto in questi 16 anni, ce ne sarà uno che hai amato di Ossia, ma più. cavolo, ne avrò fatti. Guarda, io ho fatto un Ma caso no, ne l'altro avrei giorno, fatti penso ne ho fatti migliaia. 400, ne ho fatti qualcosa del genere. Che cavolo ne so.
Allora, il servizio che ho amato Beh, di ce ne più. sarà uno che ti ha dato la pelle d'oca, un po' tutti, eh. Anche Marika, il viaggio con Marika mi è piaciuto tantissimo. Questo ragazzo che l'ha portata in moto è un ragazzo fantastico, che Certo. è veramente ci è stato super simpatico. Ce l'hai fatto conoscere, io non lo conoscevo, ho cominciato a seguirlo. E anche quando tu li hai raggiunti con la moto, Bello, eh? Bellissimo, però guarda, Marika. ti dico, non faccio Sei andato via sempre di casino nuovo. con questo telefono. Abbi pazienza, dovete sono un po' incasinato io, però ci sono ancora, vedo, vero? Adesso Vedete? ti lascio, fra poco ti lascio, un paio di No, stai domande serena. ancora. Forse più che il servizio preferito, eccetera, eccetera, vorrei citare quello che mi ha toccato di più in Quello assoluto. intendevo. Ecco, toccato nel senso che dopo aver realizzato uno o due servizi sul tema che adesso vi dirò, è stata forse l'unica volta che ho considerato seriamente l'ipotesi di parlare con qualcuno, perché non ce la facevo, era troppo, stava condizionando tutto il mio tempo, il mio umore, il modo di vedere le cose, la vita, di trattare le persone. Ed è successo quando ho affrontato la tematica della pedofilia e dell'infantofilia. Successe per sbaglio, che mi ritrovai ad ascoltare, ribadisco per errore, solo l'audio di un bambino non aveva, forse aveva poco più di un anno, mentre veniva seviziato. Con la testa dentro il cesso. E lo dico perché va detto, e io ho sentito 10 secondi di audio. Da quel momento la mia vita è cambiata. E da quel momento una parte di me è impazzita, perché per come sono fatto io ho detto, ok, adesso io devo far finire sta roba, io devo spendermi per far finire questa cosa. Un pensiero del tutto irrazionale, perché nel momento in cui ti avvicini a quel mondo, capisci che non stiamo parlando del pedofilo o dei pedofili, stiamo No, no. parlando di milioni, milioni di video che ritraggono violenze sessuali nei confronti di neonati e bambini. Allora, il motivo per cui se ne parla poco è che è un'argomentazione talmente forte che la gente sta male e allora preferisce dimenticarsene. E io ho detto no, questa cosa non può esistere, bisogna parlarne il più possibile. Da quel giorno ho fatto tutta una serie di iniziative, tra cui dedicare a Meter, che è una onlus che si batte contro pedofilia e infantofilia, la famosa onlus di Don Di Noto, uno dei pochi Come puoi preti ripetere come figli si che ho chiama? conosciuto, Meter. Medder. Meter, Medder. io negli ultimi anni, quasi ogni anno, andavo a fare un viaggio in moto per poi raccogliere da solo nei boschi, all'avventura, no? Raccontandolo nei social per raccogliere dagli sponsor soldi che ovviamente devolvevo interamente a questa associazione. Però vorrei muovere un appello, se me lo consenti, che è quello di interrogarsi. Di sentire il dovere da parte di tutti quelli che ci ascoltano di interrogarsi su ciò che forse potremmo fare. Intendo per potremmo fare, intendo semplicemente porsi il problema, Ma guardare possiamo oltre fare il proprio qualcosa anche benessere e i noi? propri problemi, le proprie problematiche, guardare veramente cosa c'è in fondo alla fossa, perché se è vero che siamo una popolazione civile, quello che c'è in fondo alla fossa è quanto di peggio possa esistere ed è da lì che dobbiamo iniziare la nostra battaglia. E secondo te come possiamo noi individualmente aiutare, cioè anche senza solo interrogarsi, ma fare qualcosa Primo, concretamente? parlarne di fondo. Noi abbiamo dei mezzi potentissimi che si chiamano social. Abbiamo la madre di questi mezzi che si chiama internet. Di queste cose io non leggo mai. Io leggo di un sacco di puttanate che scrivono e leggo di un sacco di battaglie che fanno per altrettante cazzate che valgono meno di zero e di quella roba lì io non leggo mai, mai. Senza entrare nel merito, perché non voglio entrare nel merito, io sento discutere
tanto riguardo alle argomentazioni, fino a portare le compagnie aeree a interrogarsi se è il caso di dire signori e signore, quando in quel momento, è andato via di nuovo, quando in quel momento, No, tu ci capito, ci sei. sono centinaia di migliaia di video e di stupri e di omicidi ai danni di Bastardi, di neonati e tutto il resto. bastardi. Ok, allora dico, ben vengano gli interrogativi, di qualsiasi genere, però diamo Sì, una però priorità alle scremiamo. cose. Cioè, Diamo una priorità. scremiamo e questa mi sembra che sia una delle priorità più grandi. Appunto. Cioè, Detto l'hai detto tu questo, perdonami veramente. per finire di risponderti, molto banalmente, io da allora sarà una cagata, però il mio 5 per 1000 io lo devolvo alla Meteor, tanto per iniziare, perché trovo che sia corretto e quando posso, insomma, cerco di fare delle iniziative per A, sensibilizzare, B, portare un po' di fondi a sta gente che si batte per la Molto salvaguardia dei più bello piccoli. e io mi associo a te e come potrò veramente farò Bravo. possibile, anche perché io sono una di quelle purtroppo che sono diventate scettiche riguardo alle donazioni perché ho fatto tante donazioni in passato che poi ho scoperto di quello che donavi arrivava forse l'1% Beh, nelle mani quelli però e non quindi dobbiamo purtroppo nemmeno, queste no, cose. però non dobbiamo commettere l'errore di perdere fiducia, cioè nella vita non ci sono solo No. gli Edoardo Costa, cioè i pezzi di merda che si intascano i soldi delle donazioni. Nella vita ci sono un sacco di persone per bene. Basta informarsi. Poi io ho abbracciato questa battaglia, ma nel contempo appoggio tante altre associazioni, appoggio Save the Children, ne appoggio tante altre, a volte faccio delle donazioni, a volte partecipo a una convention, cioè cerco di darmi da fare. No, adesso non No, è che quello che io ho descritto è l'unica mission, no? Però ci sono tanti modi, però tante ognuno associazioni deve sceglierne, riconosciute, secondo certo. me, ognuno deve scegliere anche una sua, cioè sicuramente aiutare e aiutare e aiutare, Certo. sicuramente togliere la testa dalla sabbia dove ogni tanto ce la mettiamo perché non vogliamo vedere, come giustamente hai detto tu e mi ci metto dentro anch'io, non vogliamo vedere perché fa troppo male, perché è troppo Esatto. scomodo, perché ti senti un granello di polvere per poter Chiaro. risolvere il problema. Quindi è difficile, È molto però difficile. sono Lo molto so. contenta che hai parlato di questo, Bene, mi perché fa piacere. beh, insomma, chi non resta impressionato? Cioè, bisognerebbe veramente purtroppo far ascoltare un minuto di questi audio in giro, No, no. Ci sarebbero perché troppa gente dallo sensibilizzerebbe psicanalista, credimi. tanto. No, Lo fidati, so, però no. muoverebbe le folle, Lo muoverebbe le so, lo folle. so. Però E anche lì forse. non dobbiamo sempre cercare l'alibi. Cioè, non dobbiamo sempre cercare il sì, ma però se io non ricevo quello stimolo, se lo sentissi, se vedessi certe cose, anch'io mi muoverei. No. Vaffanculo, non serve perché noi Stato abbiamo sulla coscienza fiducia. del problema, lo sappiamo che Certo. esiste, capito? Di quella Certo. merda è pieno internet, basta fare una ricerca. Certo. Volta pagina se vuoi, ma se non vuoi essere uno di quelli che volta pagina, Dai. Dai. qualcosa, non dico dedicare la propria vita, qualcosa, piccola, piccola, qualcosa uno la può fare. E se tutti o la gran parte di noi facessimo qualcosa di così piccolo, ecco, probabilmente potremmo dar vita a un grande cambiamento. Questa è la realtà delle cose. Facciamolo, Facciamo, facciamolo. Un piccolo appello, tu già hai un vedo che pubblico qualcuno molto più scrive, vasto. già qualcuno Tu scrive hai un Meteor, pubblico bene. molto più vasto, però facciamolo veramente. Quando sei in ballo devi ballare. Sono E d'accordo. grazie per questa testimonianza. Ci mancherebbe. C'ho un'ultima Vai. domanda che però mi sembra così banale. Spara. Le tue passioni, a te piace andare in giro in bici? Ti piace il ciclismo? A me piacciono le moto. Ti Io piacciono le pazzo per moto? le moto, io vado matto per le moto Da sempre, da da sempre. Io sempre. impazzisco quando ti ho detto una volta l'anno, al di là del fatto che raccolgo soldi per la giusta causa, io impazzisco perché io vado tipo 20 giorni in Islanda con la moto carica di qualsiasi cosa, piuttosto che in Norvegia, piuttosto che in Bosnia, piuttosto che in Montenegro. Sono stato in un mucchio di posti, un mucchio no, ma in qualche posto bello sì. E poi campo nei boschi.
cioè mi devo accendere il fuoco, devo trovare come un maledetto selvaggio. Lo sai che In Islanda rinasco? per forza, perché tra una città e l'altra ci sono Esatto, lo sai che migliaia di chilometri. rinasco? Ecco, in quel mondo lì io rinasco perché ritorno probabilmente alle mie origini, dato che sono cresciuto in mezzo a un bosco. Però E al di là di sarai. quello mi piacciono i motori, mi piacciono macchine, moto, tutto. E poi mi E il piacciono lavoro donne, non lo che posso fai? più dire perché sono sposato. No, Mi ma piacciono. sì, per meglio. E no, Questa è una sono storia di contenta. uno che dice: Adesso, no, non si dice ripeto. piuttosto che per dire oppure. Allora, Droghetto, veramente mi stai sottolineando questa cavolata, viste le argomentazioni che abbiamo toccato fino adesso? Non si dice Veramente, io piuttosto perché che. non ho gli occhiali, Ecco, io non io ho gli vorrei dire a occhiali Droghetto che nella e realtà piuttosto che è un'espressione gergale che non è da considerarsi errata in italiano. non lo Scusa, vedo, ma ho non lo vedo. letto e mi sono Meno preso male che 5 non l'ho minuti. letto. Non l'ho letto, Ok, meno male che ci sei tu che. ho beccato solo aspettare l'occhio, ho detto, ma guarda questo. Noi parliamo di Hai robe, di fatto bene beneficenza, anche perché eccoli. la mia domanda, l'ultima domanda mi è sembrata così banale dopo quello che abbiamo detto, che avevamo No, potuto no, no, non ti prego, chiudere. non dobbiamo crucciarci, Ma adombrarci, non tu dobbiamo. appassioni, fai appassionare alle cause, hai questo carisma che comunque Ti e soprattutto hai un modo di parlare che è molto diretto, non sempre così facile. Ripeto, hai un modo di comunicare e un potente mezzo per poter fare ringrazio. Sì. molto di quello che fai. Complimenti, ho conosciuto Grazie, una Gioia. bellissima persona, Ma che non ti carina, conoscevo grazie se mille, non in mi fa video. molto piacere. Complimenti e sono sicura che insegnerai delle gran cose ai tuoi figli, perché quando hanno questi esempi, adesso la plastichina dalla carta di caramello. Certo. Però è così che È dovremmo così. cominciare a cambiare Sì, le cose. è così, è vero, è Se così. no, non si cambiano. Però ci possiamo riuscire. Senti, ti ringrazio. Grazie per Ma esserci scherzi, grazie a te, stato. sei stata carinissima, veramente. Grazie perché era come volevo che fosse. Farti conoscere anche in un modo diverso al mio pubblico, che non è vastissimo, ma No, insomma, no, ce la no, c'è un bel seguito capiamo. invece, c'è un bel Scusa seguito. Poi un devo attimo. dire che, a parte quel commento stupido, mano a mano che parlavamo, io ho letto delle robe e devo dire che ho letto tanti bei commenti, cioè sentiti di persone che ascoltavano. Quindi mi sembra di capire che tu abbia un bel pubblico e che è più importante di avere un pubblico enorme, insomma. Quindi bene così. E grazie Sì, ancora. Ma meglio domani la lo qualità rifacciamo. della quantità, come si suol dire. Sono E d'accordo con poi te. ho avuto l'occasione appunto di vestirmi così, quindi Certo. è stata un'idea che i miei figli hanno detto: Bella mamma, sì. Quindi ho È vero. comprato la cravatta e ho riciclato il Sei resto. bravissima. Brava. Senti Matteo, Ok. grazie mille. Spero che resteremo in contatto perché mi Quando vuoi, dispiacerebbe tesoro, ma perdere i figurati. contatti con una persona come te. Ma certo, ma noi lo facciamo quando vuoi, lo Quando hai rifacciamo tempo, tranquilla. ogni Adesso. tanto magari Ma ti lo trovo il iscrivo. tempo, tu invitami, non c'è problema, io ci sono. Ok, grazie, ti Ok? Grazie, aspetto, Gioia. domani ti guardo. Grazie, Grazie, grazie anche a tutti voi che ci state seguendo. Un bacio a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao. Lui è bravo, lo sa che deve schiacciare la X in alto a destra. Vedi? No, ancora no. Sono rimasta molto colpita da questa intervista. Ho conosciuto un ragazzo che non conoscevo e che credo anche molti di voi non conoscessero così. E lo ringrazio tanto perché questo programma mi sta dando delle emozioni veramente belle. Belle, e grazie a voi per averci seguito, ma permettetemi di ringraziare degli amici che sono proprio i miei amici dello studio odontoiatrico Marchesani Scocciolini che mi hanno veramente regalato questo programma Diamond Smile che è proprio un pacchetto con una seduta di igiene, una seduta di sbiancamento più lo sbiancamento a casa e oh, il risultato veramente fantastico. In più sono proprio dei grandi amici, grandi professionisti e sono a Osimo.
Un bacione a tutti, ci vediamo settimana prossima, avremo una bellissima...